Loredana Bertè con Non sono una signora alle 8.06 di oggi, mercoledì 13 marzo, qui su Crystal Radio, all'interno di Good Morning Milano. E tanti auguri di pronta guarigione anche a Loredana Bertè, soprattutto. Ma siamo in collegamento con la nostra ospite di questa mattina. Parliamo di un appuntamento che è imprescindibile ormai nell'agenda milanese da più di 20 anni, ma ce lo spiega meglio Corinne Barbieri di Fa la cosa giusta. Buongiorno, Corinne. Buongiorno, grazie per questo invito. Ma grazie a te per averci riportato per l'ennesimo anno, ma siamo contenti che sia così. Fa la cosa giusta, appunto, che è una delle fiere più forse importanti, ormai iconiche della nostra città, che però lascio dire a te bene di cosa tratta, perché insomma, ogni volta che me lo chiedono io dico 200 cose diverse, però forse è perché fate veramente tante cose accomunate però da un unico tema, quale? La sostenibilità in tutte le sue forme e l'attenzione, la consapevolezza verso i consumi. Sì, come dicevi te, fa la cosa giusta, diciamo che è una cornucopia di appuntamenti e di temi che poi riflettono la parte espositiva, perché appunto la fiera ha una sua dimensione espositiva, che è suddivisa per sezioni tematiche che non fanno altro che riflettere quelli che sono i nostri comportamenti quotidiani, le nostre scelte d'acquisto. E ci dicono in che modo noi possiamo avere potere sulle nostre scelte d'acquisto, in che modo possiamo essere più consapevoli, per cui c'è una sezione dedicata al modo in cui ci vestiamo, all'alimentazione, ai bambini, al turismo, alle associazioni che si occupano di ambientalismo e aspetti più economici e sociali. Accanto a tutto questo panorama, diciamo, espositivo, dove appunto si può acquistare in maniera attenta e consapevole e creare anche una relazione con chi ti vende il prodotto, conoscere quello che c'è dietro i prodotti, le storie, l'impegno, a volte le fatiche dietro i prodotti, si sviluppa un intero palinsesto culturale. Quindi 8 sezioni tematiche e un palinsesto culturale pensato a misura di adulto e di bambino. Perché tutti i temi che trattiamo, legati appunto alla sostenibilità, poi cerchiamo di divulgarli anche agli esseri umani in forma junior. In particolare il venerdì in cui ospitiamo le scuole, quest'anno abbiamo più di 4.000 studenti che invaderanno la fiera, dai piccolissimi della scuola dell'infanzia fino ai più grandi delle superiori, a cui dedichiamo un intero palinsesto di attività specifiche. Invece poi il sabato e la domenica attività di ogni genere su tantissimi temi, ma anche con modalità diverse, mostre, incontri, laboratori, degustazioni, sportelli per consultare esperti, quindi un ventaglio molto ricco di Ma possibilità. ce n'è veramente per tutti e per tutti i gusti, che voi siate bambini o non, che voi li sopportiate o non, eh? Cioè, non necessariamente dovete amarli per andare a fare la cosa giusta, potete tranquillamente viverla anche senza incontrarli, oppure invece viverla insieme ai vostri figli e insieme ai vostri bambini, ma anche appunto se non avete figli, se volete solo sapere di turismo, se volete solo sapere di critical fashion. La cosa interessante è perché in realtà uno magari va lì con l'idea di voler approfondire un tema, ma poi viene contaminato da tutti gli altri temi, perché insomma poi è tutto molto ben disposto e insomma ti viene voglia anche di scoprire il resto, no? Sì, penso che la parola che ho usato, contaminazione, fotografi in maniera molto precisa uno dei nostri più grandi intenti, nel senso che magari uno veramente viene lì perché è interessato a cosa fare quest'estate. È un Giusto. appassionato magari di cammini e dice no, ma quest'anno vorrei andare in bicicletta e scopri che ci sono una marea di tour operator, ci sono delle guide specializzate per quello. E poi seguendo un incontro scopri che magari dietro questa storia di cammino e di bici c'è una storia incredibile legata a una parte di produzione agricola e scopri che c'è un produttore agricolo in Puglia che fa delle cose pazzesche con i pomodori, ha un progetto sociale. Quindi ti rendi conto di come singole storie, singoli progetti si compongono di reti attorno, per cui è importante accendere lo sguardo rispetto a come guardiamo il mondo con curiosità, cercando di cogliere la complessità che lo compone. Quindi è un invito a essere curiosi, a farsi contaminare, a farsi travolgere, a essere molto curiosi, sì. Infatti è interessante come, no, di solito per invece semplificare la complessità delle cose, magari si crea un glossario, uno decide, no, facciamo le parole importanti per la nostra fiera, no? Succede spesso in tante fiere. Va bene, decidiamo quante ne mettiamo, 5, 6, 10. Voi avete fatto un glossario delle parole essenziali distintive di fare la cosa giusta di 80 parole. Questo fa Sì. capire veramente quanta roba c'è, no? Vuol dire. Ma sì, ma sai che cosa? Ci siamo resi conto, arrivati a questi 20 anni, che guardandoci indietro, 20 anni sono una vita, di come le parole
siano cambiate, siano evolute, alcune abbiano perso completamente il loro significato originale e ne è stato attribuito un altro, alcune sono nate ex novo, ormai fanno parte del nostro linguaggio comune. E perdersi questo valore sul tema delle parole ci sembrava un po' un peccato. Quindi abbiamo ingaggiato un giornalista di Altra Economia, che fanno parte della nostra rete di collaborazioni, Massimo Canfra, con cui abbiamo appunto costruito questo preziosissimo glossario. Un glossario appunto con le parole del consumo, dell'economia, dell'ecologia, della terra e del cibo, del turismo responsabile, della pace, della guerra ovviamente, e anche ce ne sono due che mi hanno colpito, perché poi avete fatto anche le parole nuove, tra cui appunto c'è ecoansia, che è una parola che sentiamo spesso, che magari però andrebbe spiegata bene, perché troppo spesso noi giornalisti magari la raccontiamo male, forse vittime di un'altra parola che c'è nel vostro glossario, che è quella della parola della comunicazione, che è infodemia. Queste due cose vanno spesso parallele. Vanno spesso parallele e ti dirò di più, mi aggancio a quello che è il tema di questa Sì. edizione, che è rendere visibile l'essenziale. Siamo partiti anche lì dicendo, ok, sono 20 anni, di cosa parliamo? C'è così tanto da portare, quale può essere il filo rosso di questa 20ª edizione? E la sensazione collettiva è stata proprio che siamo immersi in un contesto popolato di troppe informazioni, in cui siamo appunto bombardati. È un bene, nel senso che poi internet è stato un acceleratore, i social hanno il loro potenziale, però spesso ti ritrovi in una condizione paradossalmente di povertà di informazioni, perché ne hai talmente tante, talmente punti di vista, talmente tanti punti di vista, opinionisti, pubblicità, che ti trovi a volte in più confusione, per cui il troppo a volte tende a creare ancora più confusione. E ci siamo detti, ma perché non torniamo all'essenziale? Perché non proviamo a fermarci un attimo e a rallentare tutto questo rumore, tutto questo caos che ci circonda e tornare a quelle che sono le scelte, i valori su cui in questi ultimi 20 anni ci siamo basati? E guardando nei prossimi 20, provare a dirci: ok, queste scelte, questi valori sono ancora validi? Sì, no, vanno cambiati, vanno innovati, vanno ripensati. Però il focus è tornare all'essenziale, fermarsi un attimo per tornare al concetto di essenziale su tutti gli ambiti, da quelli più semplici della nostra quotidianità a quelli più complessi, che a volte magari per consuetudine diamo per scontato, ma non è così. Ecco, poi voglio dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, da uno che, insomma, su 20 edizioni credo di averne fatte almeno 15 tutte, si vede spesso e volentieri a fare la cosa giusta, qualcosa o anche solo a volte un oggetto, un modo di fare, un modo di dire, che poi casualmente, e non è casualmente, nei mesi dopo diventa qualcosa che tutti conoscono e tutti sanno. Quindi in realtà siete anche trendsetter in certe situazioni. Cioè io ci penso nella vita mia, ad esempio, il primo pannello solare l'ho visto lì da voi, che c'erano dei matti, venivano definiti, che dicevano potete mettervi il pannello sopra la casa. Poi adesso siamo tutti qua con anzi delle leggi che ci impongono di metterli giustamente sopra nelle costruzioni nuove. Quindi insomma è anche questo interessante come veramente non siete solo, cioè appunto uno potrebbe pensare legati alla terra, legati a delle tradizioni a volte, appunto prima parlavamo anche magari dei presidi, anche di slow food o cose del genere, che spesso e volentieri si possono incontrare e vedere, ma questo in realtà vuol dire essere legati al futuro, spesso e volentieri poi. No, uno dei temi a cui siamo più affezionati è legato all'innovazione. Come dicevi te, allora nel 2004 forse siamo partiti un po' come dei visionari, appunto intercettando una necessità di cambiamento che poi per fortuna è cresciuta, forse un po' in ritardo a livello globale, però è cresciuta. E secondo me l'altra cosa interessante, al di là appunto di dar spazio a questi visionari, è nel riuscire ad amplificare alcune idee, alcuni soggetti virtuosi che partecipano in fiera, che con noi hanno fatto proprio un salto. Spesso ti dirò, questo salto è anche dovuto al fatto che partecipi a fare la cosa giusta come espositore e ti rendi conto che ci sono appunto altri soggetti che come te la pensano. E diventa un lavoro di forza collettiva, nel senso che si uniscono le forze, ognuno mette un pezzo, magari un piccolo progetto che era un po' zoppo si migliora, diventa qualcosa di veramente concreto con le gambe per poter camminare e andare lontano. Quindi torna al tema della relazione, partire da belle idee che abbiano un impatto sulla collettività, sull'ambiente, ma che poi hanno bisogno di più soggetti, quindi non il singolo, ma in tanti si può fare strada. Collettività che poi anche la comunità che c'è ormai intorno a fare la cosa giusta, perché davvero esiste una vera e propria comunità ormai che vive intorno a voi, cioè non Sì, sono solo follower, come dire, no?
No, 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 ci sono gli affezionati che ci tengono alla presenza, alla relazione, perché quel valore aggiunto che con internet, che ha portato tantissimi vantaggi, ovviamente un po' hai perso, perché è ovvio che tutto quello che succede online perde di un pezzettino e ne guadagni un altro, però si perde spesso appunto questo, il valore delle persone, il valore delle cose, e a fare la cosa giusta c'è il tempo e lo spazio per poter riconquistare questi aspetti. Ebbene, quindi ricordiamo le date, Corinne. Quando è che Allora, inizia? inizia venerdì 22 marzo, quindi il prossimo weekend, che è Ok. giornata dedicata alle scuole, ma anche a tutti i visitatori, e finiamo il domenica 24. Siamo aperti dalle 9 alle 20. Consigliamo caldamente di acquistare i biglietti online per risparmiare tempo e denaro. Sul sito, nella pagina visitatori, ma anche in home page, oltre al programma culturale, trovate anche l'acquisto dei biglietti, che è diviso anche per pacchetti famiglia, abbonamenti su più giorni, quindi trovate tante modalità diverse. E 9:20 vi consigliamo di venire in bicicletta, ovviamente, perché Ok. vabbè, è raggiungibile con la fermata metro Portello che è proprio davanti, ma se si può spostarsi in bici fatelo, anche perché abbiamo uno spazio dedicato alle biciclette, come ripararle, un parcheggio ad hoc, quindi spazio anche all'artigianalità e al fai da te. Ok. E poi vi invito a visitare appunto il nostro sito, focalizzandovi sugli espositori del programma culturale, perché ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutti gli interessi. Come dicevo, non solo incontri, ma anche attività, momenti di restare party per riparare gli oggetti con degli esperti, momenti dedicati ai piccoli con il Muse, il Miramare, quindi ce n'è veramente di tutto e tantissimi ospiti importanti, anche molto conosciuti, come Giovanni Storchi, Miss Pulini. Ah, bene, bene, bene. Allora, non mancheremo dal 22 al 24 marzo all'Amico, ventesima edizione, quindi insomma, edizione anche importante, non potete mancare, 8 sezioni tematiche, 32.000 metri quadri di esposizione, 300 aziende che arriveranno a tutta Italia per raccontarvi appunto una possibile vita sostenibile che insomma si può fare, anzi fai la cosa giusta a quel punto, proprio giustamente. Quindi fatela anche voi la cosa giusta e andate a fare la cosa giusta. Corinne, grazie mille. Grazie mille a voi e buona giornata a tutti. Buona giornata a te. Andiamo avanti con la musica. Adesso è il momento di D'Argento Amico con Onda Alta alle 8 e 19 minuti, sempre qui su Christian Radio. Good morning, Milano.